Abbiamo aumentato il capitolo per la mia risoluzione di 8
4 settimane su di me. Abbiamo acquisito il parere favorevole delle emissioni dei conti che risultavano infatti l'applicazione del Consiglio e se ne vuole la discussione per il quadro del segnamento alla decisione di esposizione. Grazie Giulio, per intervenire. Prego. Io partirei proprio da quest'ultima affermazione del sito, perché sinceramente abbiamo forti perplessità rispetto alla possibilità di avere la legittimità di questo consiglio. Alla possibilità, oltre che la legittimità di questo consiglio, che questo consiglio possa serenamente votare una ratifica della variazione di bilancio. L'articolo 175 del QM, comma 5, articolo 5, quarto e articolo 5 bis, prevede l'obbligatorietà in entrambi i casi e in entrambe le possibilità di variazione del bilancio di previsione della parere del Tesoro dei Conti. Il QM definisce quelli che sono gli obblighi in sede di parere di previsione che devono essere rispettati. In particolare, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nel documento 3, dal titolo Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, precisa che l'organo di revisione deve verificare l'esistenza dei presupposti che hanno generato le variazioni di bilancio, dandone conto nella sua relazione e esprimendone il parere. Allora, io ho trovato agli atti, credo sia stato a tutti, il parere espresso dal nostro revisore. Una pagina che definirei un prestampato, senza limitazione, di un rimborso relativo alla variazione, di un protocollo rispetto al quale si decide di andare a deliberare, senza l'indicazione del numero della variazione che si sta approvando, sbagliando anche la data. Si fa riferimento ad una proposta di variazione del 6, la proposta del 5 di sbagliare. Fateci capire quale di queste variazioni oggi in discussione. In più, in maniera generica, senza citare un euro della variazione che oggi si sta ratificando, si parla generalmente di spese per elezioni politiche per settembre, avvio del trasporto e della mensa scolastica, oltre maggiori oneri derivanti al servizio di custodia dei cani da caccia. Alcune delle voci elencate delle variazioni, oggetto delle variazioni, il grosso delle variazioni deriva da tante altre voci di spesa oltre che di entrata. Allora fatemi capire che valenza ha questo parere del revisore e posto agli altri. Abbiamo chiesto anche il protocollo e a parere non è allegato neanche lo schema che ci sta allegato. Quindi voglio capire su che cosa deliberare, su che cosa è espresso il parere e le misure di voto. Chiedo al segretario, in quanto garante della legittimità dell'attività di questo consiglio, se sia possibile oggi deliberare in assenza di un valido parere delle misure di voto per ratificare questa variazione di voto. Il discutore ovviamente è stato seguito da vedo che la proposta venga mandata in linea di carico al provvisore che è questa proposta di legge. Quindi sul fatto della mancanza del protocollo penso che non ci sia mai stato così il protocollo se quello di dopo ci possa andare veramente. No, certo, perché abbiamo la proposta del codice accettata, quindi è stato anche il protocollo, questo è il punto. Chiedo scusa. Allora, il lavoro è che quando se non si cita all'interno del parere l'importo di riferimento della variazione, il minimo che si possa fare, si debba fare riferimento a queste lucidità, cioè la prima metà, non è citato il numero della variazione, la data, e questa è stata approvata in giugno, del 5-9, lui parla di una variazione del 6. A che cosa fa riferimento? Non c'è un impegno, non c'è un protocollo, non c'è legato uno schema. Cioè, non è un problema tecnico, è un problema di legittimità. Se mi dà, perché possiamo dare un po' di sentire, però la sua opinione
risposte. Ma questo è chiaro, che la tutta c'è paura, praticamente lei come consigliere comunale, votando un solo per informare. Però alle competenze, alle competenze di verificare innanzitutto che siano tutti presenti gli atti provvedenici a questa deliberazione. Gli atti provvedenici siano completi le informazioni necessarie. Però se lei va a contestare il contenuto, manca un qualcosa, eccetera, questa è una cosa che deve far parlare al discorso, non al consiglio, cioè non al consiglio comunale. Non so se sta parlando il contenuto, ma sto discutendo che si possa collegare in maniera normale, univoca, questo parere alla variazione di bilancio proposta. Non c'è un solo elemento che combaci. L'unico che come si fa a dire che questo è un parere? La stazione di gente fa lei, ovviamente agli atti, dove quando è stata pubblicata la giunta, ci sono determinati allegati richiamati, come fare il certo, ma libera di giunta libera su questo, io non lo sto mettendo in discussione. Il parere è stato trasportato in consiglio perché viene dato il parere che viene dato prima della variazione di bilancio, ma all'interno del 7 della delibera di giunta, la delibera è del 14. Io non sto discutendo la delibera fatta dalla giunta comunale, io sto discutendo la validità di un parere che è stato espresso e che non ha alcun collegamento rispetto a uno schema di variazione che è stato proposto, deliberato dalla giunta e oggi messo agli atti del consiglio comunale. Sfido chiunque oggi a dirmi che questo è collegato a questo. Non c'è un euro, una voce di spesa, una voce di entrata, un protocollo che possa o che ci possa far dire finalmente che questo è collegato a questo. Sulla base di cosa voi ritenete valido questo atto, poi non dovete sapere. Sulla delibera del Consiglio, ovviamente, è richiamato, dovete scusare, di giunta. Sì, sulla delibera di giunta è richiamato il parere messo agli atti. Ma le ripeto, il parere era precedente, c'è anche il protocollo 67-72 dell'8-9, lo dico a memoria, non è quello il problema, io non sto ponendo un problema sulla deliberazione della giunta, sul parere che è precedente, forse non è chiaro, e vi ho stato chiuso ovviamente, altrimenti cioè qua viene andato sulla proposta di giunta, no? Io ho capito, la delibera di giunta ha deliberato sulla base del mio parere a cui. Io sto discutendo sulla validità del parere. Io oggi il parere che abbiamo, e ripeto, non ha alcun riferimento né tantomeno al protocollo, al numero 6772 del protocollo del comune. C'è un parere con allegato questo schema di variazione. No, c'è solo il parere che fa riferimento a una variazione di bilancio del 6, questo è del 5. Ho capito, c'è un problema materiale, c'è la mancanza di indicazione degli importi, le voci di spese di entrata sono diverse rispetto a questo, sono una serie di errori materiali. No, ma lei può fare questo. Lo so, non posso fare la rete, ma guardare c'è la legittimità di questa deliberazione. Allora, guarda, le contestazioni sulla legittimità dell'atto, io le faccio eventualmente in giunta, in consiglio, quando vengono portati gli atti conseguenti, non su un atto di norma esterno. Quindi per me in questo momento gli atti ci sono, poi lei giustamente può contestare perché mancano determinati richiami, riferimenti, eccetera. Ovviamente l'atto, siccome per relazione è collegato alla delibera giunta, prima della delibera proprio, ovviamente poi viene messa qui per la ratifica conseguente. Poi nel momento che lei dice che quest'atto non è legittimo perché non c'è verbale, eccetera, questa è una considerazione, il Consiglio Comunale per questo potete anche andare avanti anche con un parere di regolarità, cioè del parere di risorse non regolare, censurando eventualmente questa cosa, ma comunque approvando, no? Cioè un atto praticamente di un organo di controllo, potrebbe notizia eventualmente, cioè nel senso dell'amministrazione, il Consiglio Comunale di questo caso, potete andare anche avanti con quello che ho visto. No, io chiedo di spiegare questa cosa, che il Consiglio si esprima rispetto a questa, perché è un'assunzione di responsabilità del Consiglio Comunale, io non vedo il problema di rinviare la discussione accettandosi e facendosi. Io non devo vedere un tipo di inizio, però ovviamente lascio loro la contestazione, proprio che ha per fare il numero di portale.
qualora volesse prendere un po'. Ma voi non chiamate di informare, giustamente siete voi questo dovete rilevare, effettivamente, cioè, però è che sono come un'altra cosa che poi chiaramente al consiglio, non a voi, perché non siete voi che dovete rilevare la legittimità di questa cosa. Quando è stato portato in giunta praticamente il parere, cioè è stato collegato perché il giorno precedente, ma responsabile è inviato, cioè non è la giunta con le parere alla variazione, doveva essere il problema è che il revisore avrebbe dovuto collegare il suo parere alla variazione e questo mi manca. Ma se diciamo sempre un parere che lei dice essere illegittimo perché mancante di determinati riferimenti, io questo non posso metterlo agli atti, io non posso contestare ciò che fa un altro organo che non appartiene anche alla mia carriera di competenza. Detto questo, io ovviamente non rilevo, perché ovviamente non è che io me lo vado qualunque che lo dica lo mette in giunta, ok? Il mio quarto nel momento in cui vado ad adottare una delibera di giunta su una ratifica urgente, se ci sono gli altri presupposti, quindi il parere del revisore, il parere dell'organo dell'ufficio finanziario, sto se fatto sul contenuto, o che quello magari sia un pazzo, faccio un esempio, bene, questo sarà assolutamente da parte, un certo gradimento se verrà umano. Cioè, perché lei potrebbe dire, per esempio, questo io non lo so, la contestazione di me, però potrebbe dire questo è un atto, è la variazione giusta, però potrebbe essere stata fatta anche un atto 10 anni fa, faccio un esempio, c'è la variazione giusta, ma questo a quel punto sarebbe un pazzo, ok? Quindi ovviamente, siccome non credo ci sia, perché questo è firmato digitalmente, quindi le porto una data certa, sembra un po' assurdo, cioè la responsabilità degli altri ci sarebbe in questa caso. Però questo ovviamente è una mia valutazione. Mi sentite, ci abbiamo fatto una cosa, pensando alla valutazione, è stata proposta in principio. No. E se noi parlate sempre, non sto dicendo l'opinione, la volete ascoltare, no? E dico di no perché noi quasi siamo riuniti per approvare o non approvare un atto la cui legittimità ci è data da un organo dello Stato rappresentato dal segretario comunale. Noi non siamo nessuno per legittimare uno o un altro, noi abbiamo un parere di un tecnico che ci dice che lo Stato fa così. Noi facciamo questo, ma proprio non approva, ma non ha bisogno di nessuna legittimità del Consiglio quella proposta. Questo è il mio parere. E mancando ovviamente in questa sede, come lei ha detto,
propone di scrivere lei la comunità di segretario comunale un parere favorevole rispetto alla necessità, ma è stato il proposto è stato fatto da altri professionisti del settore, quindi sarebbe opportuno eventualmente appunto rinviare e chiedere degli approfondimenti o un chiarimento alla revisione di questione e poi rivenire in consiglio per eventuale approvazione di una preliminare discussione. Chi è favorevole, chi è contrario all'approvazione della proposta fatta dal consigliere Giunita? Se qualcuno di voi vuole intervenire su questa cosa. Oh, io invento allora a questo punto l'ordine del giorno, in realtà volevo anche chiarimento da parte del responsabile, cioè da io, che appunto in merito a due questioni che sono oggetto di variazione di bilancio, e precisamente hanno anche un maggior impatto sia sulla comunità, soprattutto sulle famiglie, e sia perché anche uno di questi punti c'è stato, come dire, qualche, non c'è stato una mancato completamento dell'iter, diciamo così, dell'affidamento dei servizi. Quindi mi riferisco in maniera particolare a due punti, al servizio mensa scolastica e al trasporto scolastico. Per quanto riguarda il servizio mensa scolastica, rispetto all'ultimo bilancio del 2022 c'è stato un aumento del buonipasto, quindi 20 ticket che costano adesso 60,84 euro a fronte di 45,29 dell'anno precedente, quindi rispetto al pagamento effettuato al gestore del servizio magari in maggio del 2022. Quindi questo aumento, quindi c'è stato un sovraccarico da parte delle famiglie di circa il 34% in base a che sono stati fatti, quindi da che cosa deriva, se c'è una voce particolare di servizio mensa che induisce o incide maggiormente o in maniera lineare rispetto a un momento così, come dire, corposo e vistoso a carico delle famiglie. Dico questo perché ovviamente la mensa è un momento di discussione, sapete, il gestore esiste da diversi anni, però voglio dire, un momento deve essere giustificato, non è un momento di poco conto, diciamo che qualche comune di signore il pasto giornaliero costa 2,70 euro e noi costa 4,68 euro, quindi c'è una differenza rispetto ad altre comunità di circa 1,50 euro. Quindi vorrei capire questo calcolo di aumento, da che cosa deriva, quali voci sono state date, mancate una relazione legata agli altri rispetto a questo aumento, anche perché il servizio mensa è delicato, quindi potrebbe anche essere non bastevole questo aumento, quindi trattandosi di bambini, trattandosi di ragazzi, e quindi potremmo anche dire, guardate, i 4,68 non bastano, ci vogliono 5, oppure i 4,68 sono più vicini o sono occhi. Da che cosa è scaturito questo momento, a quale analisi dei prezzi rispetto a quale luce. Per quanto riguarda, anche se si trattava di un servizio fatto un affidamento attraverso una procedura media del 28 settembre, avviato il 28 settembre, affidato il 30 settembre, quindi giustamente che c'era l'inizio dell'anno scolastico, quindi andava anche velocizzato. Però ripeto, la giustizia in questo momento dei costi. Questo per quanto riguarda il servizio mensa scolastica. Per quanto riguarda il trasporto invece, l'8 settembre è stato avviato la procedura di affidamento del servizio trasporto scolastico, 15 giorni affissionato, al termine, da quello che mi risulta, non c'è stato alcun operatore economico che ha partecipato a questo progetto. La domanda che io faccio, siccome è oggetto di variazione di bilancio questo servizio,
che la reazione è venuta il 14 settembre, l'avviso è partito l'8 settembre, cioè nell'avviso dell'8 settembre è previsto, ha ricevuto la variazione del 14 e quindi già si è proceduto ad un avviso considerando quando previsto nel 14 o no, altrimenti o quello che abbiamo visto, perché essendo andata deserta questa gara, vuol dire che non c'è un calcolo, voglio dire, equilibrato, non c'è un calcolo fatto in maniera moderata rispetto ai costi, altrimenti qualche operatore economico avrebbe comunque partecipato. Quindi io chiedo che i costi previsti, ripeto, presentati nella delibera di giugno del 14 settembre, sono costi già stabiliti con l'avviso dell'8 settembre o no? Perché se così fosse, quindi questo costo previsto il 14 settembre, visto che l'avviso da deserto avrebbe rivisto e quindi dovremmo fare una nuova variazione per quanto riguarda questo problema. Diversamente, se il costo del 14 è superiore a quanto previsto l'8, cioè il bando dell'8, perché si è fatto? Se dopo 7 giorni c'era la variazione, avrebbe rifatto un disquisito rispetto alla, così, all'assegnazione, all'affidamento del servizio di trasporto su messa. Quindi questo è perché tecnicamente non ho comparato i dati della variazione rispetto a quanto previsto nell'avviso del cartolato, quindi prevedere che 230 euro giornalieri per i costi dei pubblici, quindi delle due l'una, o è stato messo un costo superiore a 8, o è stato recepito prima con un calcolo inesatto rispetto ai tempi quando non ha partecipato alcuno per la loro. Allora, sono due affidamenti diversi. Partiamo dall'ultimo che è più fresco. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, la previsione che era stata fatta in bilancio è molto vicino, si discosta molto, molto minima dallo scostamento, è vero, sul 2022 parliamo di uno scostamento di 1000 euro, se vedete nella variazione che stiamo portando, che insomma ho fatto come proposta alla Giunta e oggi al Consiglio. Perché? Perché il valore che con il vecchio operatore che è attualmente in proroga tecnica fino al nuovo affidamento è piuttosto basso e siamo riusciti quindi a contenere i costi fino alla fine del 2021. Nel frattempo però la fotografia che noi avevamo era quella del 5 settembre, davvero se vedete gli atti la variazione è stata materialmente ridotta il 5 settembre, anche se poi la Giunta l'ha approvata il 14. Quindi alla data del 5 settembre il servizio ancora non era partito, sulla base di quei dati c'è uno spostamento minimo di 1000 euro, noi con quei valori che comunque avevamo già previsto il 5 settembre riusciamo a completare il servizio fino a Natale. Nel frattempo, con i valori che però già avevamo calcolato, nel frattempo la gara è andata deserta sulla base anche di considerazioni che sono state fatte dagli operatori, perché il nuovo dirigente scolastico ha rimodulato gli orari e ha aumentato le classi che fanno il tempo pieno. Quindi l'utilizzo dei pulmini è stato fortemente intensificato in questi mesi, tant'è vero c'è una classe degli elementari che fa il tempo pieno tutti i giorni, più un'altra classe che è la quinta che fa il tempo pieno il venerdì. Quindi ci stanno praticamente tre uscite giornaliere del pulmino, la mattina alle 13:30 e poi alle 16 fino alle 17. Ovviamente questo comporta un maggiore numero di ore di utilizzo dei dipendenti che devono ovviamente, che sono addetti al servizio. Quindi quella previsione di 130 euro a questo punto non è stata ritenuta più congrua dagli operatori, gli operatori non hanno partecipato. Noi abbiamo due comunicazioni, tra l'altro l'altra è successiva, è di ottobre, di dirigente, che dice che in via sperimentale ha anche aumentato quest'altra cassa elementare, insomma, che probabilmente da delle vie brevi siamo a conoscenza del fatto che il dirigente ha intenzione di fare anche altri rientri. Quindi ovviamente il costo del servizio potrebbe ulteriormente crescere.
Quindi sulla base di questi, di queste valutazioni, come ufficio ho fatto una prova tecnica giusto per i tempi tecnici per arrivare a Natale, tanto lo scorso, tanto l'affinamento lo poteva prevenire, quindi abbiamo mantenuto la tariffa più bassa con questa proroga tecnica. Ovviamente però a questo punto siamo obbligati, anche per un principio di rotazione e tutto quanto, di fare per forza la procedura su MEPA, quindi la ripeteremo, inviteremo gli operatori e formuleranno la loro offerta. Quindi dal 2023, se vi terranno conto all'offerta che noi proporremo agli operatori, avremo un nuovo affidamento che sarà biennale. Quindi questo per quanto riguarda il trasporto scolastico. Per quanto riguarda la mensa, abbiamo fatto una gara sempre con procedura su MEPA, c'è stata la partecipazione di un operatore, che è un operatore uscente, che ha ovviamente fatto delle considerazioni legate all'incremento dei costi, soprattutto dei prodotti alimentari. Quindi questo ha portato a far sì che, mentre il ticket dell'anno scorso a prezzo finito, compreso di IVA, era 3,90 euro, perché era 3,75 più IVA, quest'anno è diventato di 4,50 più IVA. E considerato insomma gli aumenti medi delle derrate alimentari, comunque questo diciamo che è un costo piuttosto comprensibile, cioè l'incremento è piuttosto comprensibile. Se altri clienti effettivamente hanno dei ticket minori, è perché avevano già degli affidamenti partiti negli anni precedenti, prima di quando sono cominciati tutti gli aumenti. Noi invece avevamo un affidamento che è terminato a maggio-giugno, e quindi per forza di cose dovevamo fare un nuovo affidamento, e quindi con il nuovo affidamento sono partite nuove tariffe. Questo è semplicemente il motivo dell'aumento. No, però io voglio solamente però, cioè l'aumento è stato chiesto dall'operatore, però ovviamente è stato tagliato da voi, dagli uffici, altrimenti l'operatore può chiedere qualsiasi aumento, ma c'è la comunità. Quindi se voi dite che quello che ha chiesto l'operatore è congruo rispetto alle spese, è un discorso, perché non è che posso mettere per culo quello che mi dice un operatore, ovvio che la tendenza dell'operatore può avere una veduta diversa da quella del consumatore. Quindi se voi mi dite che la richiesta fatta ci dovrebbe essere agli atti, la richiesta fatta la non leggo dalle carte, dall'operatore, se sta agli atti questa richiesta che giustifica il motivo dell'aumento, va bene, c'è una tesi, io vorrei che si è presentato adesso per un giorno, stato chiamato quell'operatore, sul MEPA in cui è stata fatta l'offerta, quindi non è che ha partecipato un operatore solamente alla richiesta, è stato chiesto tramite MEPA quell'operatore, quell'offerta, il servizio a quel posto, è diverso da quello che ha detto, cioè non è che ha partecipato un solo operatore, è stato chiesto a un solo operatore, è diverso. È stato fatto un errore sul MEPA. Sì, ma io sono qua perché prendo il momento dell'agitato tecnico, però per correggere la cosa, non è che ha partecipato l'operatore, ma è stato chiesto sul MEPA ad un solo operatore, ma questo qua è un fatto che mi riguarda prima. Quindi se questo operatore ha fatto una chiesta con l'aumento dei costi, questo aumento dei costi, ovviamente la sua chiesta dovrebbe essere agli altri, quindi ci sia, anche se non sta agli altri del Consiglio. E laddove ci fosse questa richiesta dell'operatore con l'aumento dei costi, ovviamente deve essere, supportata da una valutazione posta dagli uffici del responsabile ufficio, che l'operatore che è economico giustamente ha chiesto un aumento di un euro di vista di abbasso per questo, per questo e per questo. Quindi io, è questo quello che vi chiedevo, non è competenza mia entrare nelle dinamiche degli affidamenti o quant'altro, però come era avvenuta la procedura. Io ho chiesto un'altra cosa, sull'ascolto di una richiesta dell'operatore di un aumento di circa 15,50 euro a carico di famiglia. Questa richiesta c'è agli atti, si potrebbe vedere come lui dice ho dato il pane, ho dato il gas, ho dato l'acqua, ho dato la verdura, cioè che cosa mi fa. E questi aumenti richiesti devono essere,
dagli uffici competenti, non è che uno prende per buono tutto quello che viene proposto, cioè questa la, credo sia la, la posizione. Se ci sono questi passaggi, sono stati fatti, va bene, diversamente non so da dove, ripeto, arriva questo momento, insomma. Pur sapendo che momento questo, non è che siamo, non so più, ma ripeto, con tanti anni che nel 468 non sia un pastello per un servizio adeguato rispetto ai momenti che ci sono stati, però c'è una relazione e un, come dire, che confermi meglio quanto c'è stato chiesto. Questo è quello che sto chiedendo. Allora, i passaggi sono sul meta, perché tutta la procedura è stata gestita all'interno del sistema. All'interno del sistema MEPA si fa un'offerta, successivamente c'è una risposta che può essere positiva o negativa, e poi dopo se ne fa un'altra, e sulla base, anche se c'è un solo operatore, ma comunque è un punto di incontro, una domanda di offerta che si deve incontrare. E capiamo che sta dicendo il dottore, per altri strumenti, ma è stato fatto tutto sul MEPA. Dottore, voi avete detto che l'operatore ha chiesto un aumento sulla base di una serie di parametri che sono verificati. Ok, quindi è l'operatore che ha chiesto questo aumento. Su quale si può ottenere? Quindi sulla la base delle richieste sta in la procedura è su MEPA, quindi noi proponiamo un prezzo, l'operatore fa una controproposta e si va avanti fino a quando si trova il punto di equilibrio. Cioè ci sarà un punto di equilibrio si trova sulla base di una discussione fatta. Cioè la procedura su MEPA è una procedura semplificata rispetto alla corrispondenza in cui c'è la lettera, si propone, c'è la risposta, ma è tutta una metodologia che è approvata proprio dal mercato della pubblica amministrazione, cioè non è una cosa che decido io o decidiamo noi come ente. Quindi attraverso questa procedura elastica, essendo una procedura sotto soglia, si è arrivato a questo punto di incontro. Il problema, il problema è allora al contrario. Non è il sì il privato che ci ha proposto un prezzo, è l'amministrazione. No, che abbiamo proposto un prezzo più basso di quali prezzo. L'amministrazione ha formulato l'RPO su MEPA ad un prezzo specifico, agli altri c'è quello, 4,50. L'operatore economico ha accettato il prezzo, 4,50 più IVA, 4%. Il problema, allora, ribaltiamo dal lato dell'amministrazione. La definizione e il quesito che poneva il consigliere Gagliardo, questo prezzo sulla base di cosa è determinato? È stato fatto un'indagine di mercato, è stato fatto una valutazione rispetto a quello che è la media del costo delle mense scolastiche nei paesi, nei comuni vicini a noi? A Benevento 3,50, a San Lecio ancora meno. Ad Abbondosa più o meno siamo su quel livello. Il problema è capire sulla base di cosa è stata fatta questa valutazione. Agli atti né in questi documenti messi a disposizione del Consiglio Comunale né agli atti della determina con la quale è stato approvato il capitolato di gara con il quale è stato fatto l'affidamento diretto alla ditta risulta che sia stato fatto un'indagine, una valutazione di questo genere. È stato tirato fuori un numero così a caso, dal panarello, probabilmente, 4,50, ma questo va a discapito della comunità. Cioè, prima di arrivare a una deliberazione di una variazione, prima di arrivare ad un affidamento, c'è bisogno di una valutazione attenta e ponderata. Ha un costo e una ricaduta importante sulle famiglie della nostra comunità. Io davvero rimango allibito quando questa maggioranza approva una variazione di bilancio in giunta e non si rende conto di quelle che possono essere quelle ricadute a carico della comunità o da seguito ad una gara fatta in questo modo senza che ci sia un minimo di valutazione su quelle che le motivazioni che giustificano queste aumenti. In più, permettetemi, una gara che se ne strafega del principio della rotazione, viene fatto un affidamento in netto, perché non abbiamo fatto un RPO o la consultazione di più preventivi, ma siamo andati direttamente dal nostro fornitore e agli atti, né nella determina di
di affidamento, né nei termini di approvazione degli atti, c'è uno straccio di motivazione che giustifica l'assegnazione all'operatore precedente, il quale risultava essere affidatario già di 3 anni, più 2, più ulteriore 1 anno per motivazione Covid. Cioè, guardate, io vedo che succedono in queste amministrazioni cose che non si vedono da nessuna parte. In più, poi il brutto difetto di andarmi a fare i conti, perché voglio capire anche sulla base di cosa noi oggi andiamo ad approvare una variazione di bilancio in questa voce di 10.000 euro. Il costo precedente, quindi messo a preventivo del bilancio 2000, di previsione 2022, era di 3,45 euro a passo. Oggi siamo a 4,50 euro al netto dell'IVA. La differenza è di 1,05 euro a passo. Nel capitolato si è quantificato il costo o il numero medio dei pasti che l'operatore dovrà erogare alla scuola in 1.400 mensili. Se volessimo anche oggi, ad ottobre, partire il servizio, considerare che noi eroghiamo 1.400 a ottobre, novembre e dicembre, sono 3 mesi, moltiplicato la differenza di 3,45 e 4,50 per 1,05 per 3 mesi, per uno per 1.400 fa 4.410 euro e non 10.000 euro di variazione di ampliamento. Cioè, io voglio capire questi numeri in base a che cosa e come li tirate. Cioè, io rimango sbalordito quando nessuno di voi si fa, ma è il punteggio del massacro, della massacre. Guardate, queste ha delle ricadute sulla nostra comunità. Cioè, un insieme di famiglie che purtroppo all'inizio dell'anno scolastico si sono rivolti anche a noi, ma credo anche a tutti voi, perché sono rimasti colpiti dal forte aumento e incremento di colpo che si è avuto del costo del ticket della mensa scolastica. E oggi veniamo qua ad analizzare un pochino la questione e ci troviamo davvero con una serie di falle enormi che non hanno motivazione, che non hanno una pezza d'appoggio. Quindi vorrei capire davvero sulla base di cosa oggi noi andiamo a fare e a votare una variazione di questo genere. Nello specifico mi riferisco, ripeto, al costo della mensa scolastica e alla procedura che è stata adottata e seguita. Grazie. Qualche altro che vuole intervenire? Io posso dire sì, segretario, che mi risponda. Ho capito che il sindaco o l'assessore non mi vogliono, non hanno la possibilità di rispondere, però datemi la risposta, io credo che la comunità aspetti qua. No, è più che il presidente già stava. Ma ciò mi sono permesso. Va bene, presidente, giusto se posso, giusto una. Lo stanziamento è. No, lo stanziamento è la formazione del 5 settembre e al 5 settembre noi non avevamo ancora il valore del ticket finale, ma avevamo solamente l'urgenza di far partire il mese successivo alla mensa scolastica e quindi 10.000 euro potevano bastare per far partire il servizio. È ovvio che sarà necessaria un'ulteriore variazione, questo in anticipo, per arrivare a dicembre. Perché è normale che lì poi nel momento in cui non bastano, perché ovviamente dobbiamo considerare che alla mensa scolastica usufruiscono la mensa scolastica anche i docenti, e siccome noi utilizziamo l'unico capitolo per pagare tutto, però ovviamente i docenti avremo il contributo del MIUR, noi dobbiamo rimpinguare il capitolo, ma è solamente una variazione contabile che non ha degli effetti sul bilancio dal punto di vista delle ricadute sugli utenti, sì, questo. Quindi questi 10.000 servono anche per far mangiare i collaboratori di quanto. Scusate, nel capitolo alto parlate di 1.400 pasti, quindi sì. Ma nel capitolo alto è stato l'affidamento. Cioè, è un numero messo così, è un numero che ha un fondamento. Se sono questi numeri, io non mi trovo. Cioè, è. Come ci il 5 settembre non avevo provato ancora niente, quindi non so. Allora, che... 500 pasti per 10.000 euro. Intendo che la variazione di bilancio la si fa in via previsionale, però una variazione di bilancio campata in aria perché non si ha contezza di quello, perché la variazione l'abbiamo fatta il 14, la gara l'abbiamo fatta il 28 sulla base di numeri che non abbiamo verificato, adesso sulla base di un'indagine di mercato.
né c'è contezza poi precisa di quelli che sono realmente i pasti economici. Cioè abbiamo tirato un numero così, anche questo dal panarino. Cioè, e consentitemi, ma cosa può fare? Ma io mi mando da te. Allora, il regolamento prevede che in caso di alcune di discussione di sul bilancio, il tempo si raddoppia, quindi dico niente, vorrei parlare 40 minuti più, 20 minuti di re. Però vorrei cercare di capire, quando uno chiede di intervenire, gli intervenire poi tutti quanti sentiamo quello che deve chiedere e sentiamo anche quello che deve chiedere. Perché se mi accavalato, uno diceva che io sempre non capite niente. Saranno deficienti, però non capite niente. Allora scusa, niente, tu vuoi lavorare, hai tutto il diritto di parlare. Lasciamo rispondere, anche, però non ci manca la parte, non si capisce lì, chi vuole la parte da lì, non è sarebbe, non ho capito, sì, no, no, non ci manca la parte, 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 no, non mi dispiace che ogni cosa che insomma viene fatta da parte di questa amministrazione deve passare come se fosse sempre a discapito della comunità, anche in precedenza nel corso della mensa è stato caricato tutto caricato a carico delle famiglie, non è assolutamente così. Io qui aumento, cioè vorrei parlare di un adeguamento che purtroppo c'è stato, cioè l'aumento è sotto gli occhi di tutti, io quando diciamo semplicemente andare a fare la spesa, c'è un momento, no? Da parte di tutto, purtroppo l'adeguamento c'è stato, e lo vogliamo chiamare aumento, non è così, ci dispiace aver dovuto fare questo aumento, ci dispiace sul serio, ma purtroppo è stato fatto così. Il dottore 10.000 euro li ha fatti per poter partire col servizio mensa, ma poi sembra un calcolo fatto in maniera grata al canariere, ma non è assolutamente così. Ma a me dispiace questo fatto, che ogni cosa che viene fatta da questa amministrazione è perché deve essere fatta a discapito della comunità, assolutamente no, assolutamente no. Lo so che il costo della mensa purtroppo da 47 euro arriva a 60 euro è diventato un costo esuso, però nelle altre mense si arriva anche a 5 euro, a 6 euro, quali mezzi sono? Anche a Monte Sacro. Quanto vale? Anche sui 5 euro. Beh, voi lo sapete, se avete chiesto, avete no, io la cosa era 3 euro. E beh, ma 3 euro tutto il ticket. Sì, sì, sì. Io ho anche tempo che non ho se questo è il mio. Non parlo io, ragazzi, no. E abbiamo visto che nelle
non esatto per esempio, questa legge, insomma, ci passano come esempi, no? Quindi esattamente fare una gara e capire se ci fosse stato disponibile qualche operatore che avesse offerto un prezzo più competitivo sarebbe stato a vantaggio della comunità. Ma è stata fatta la gara? Non è stata fatta la gara. Far alzare le antenne
rispetto a questa cosa, e avrebbe dovuto determinare una maggiore attenzione, un maggiore approfondimento rispetto ad una gara che, lo ripeto, vede affidamento diretto al precedente operatore economico che lo ha gestito già da 6 anni senza il rispetto minimo del principio della rotazione. Ti rispondo sul punto del chi non ha subito, che comunque non è insensibile da questo punto di vista, perché comunque si non è, insensibile a queste situazioni, perché comunque usando anche quello che è il canale della scuola, in maniera anche molto riservata, perché queste sono situazioni delicate, io non ne voglio assolutamente parlare, è a conoscenza di alcune situazioni familiari e anche tramite il servizio, l'ufficio dei servizi sociali. Sì, anche tramite i servizi sociali, gestisce determinate situazioni. Punto, basta. E poi non io lo devo né pubblicizzare quando non lo voglio fare. In questa sede. Lo dico semplicemente.
riteniamo che la questione della mensa è una questione delicata, che tocca le cose più profonde della difficoltà economica delle famiglie di questa comunità, che non va affrontata con leggerezza, che non va affrontata, permettetemi, dicendo che dopo 4 anni stiamo ancora ragionando, non è che siamo a fine consigliatura, forse ne ragioniamo, ne ragionerà la prossima consigliatura di questo problema. Ma dopo 4 anni, 3 quarti, ci stiamo ancora ragionando, davvero è una presa dei fondelli per tutti, soprattutto per chi, come ha detto Angelina, paga un beneficio di 80 euro di ticket mensa al mese. Davvero è mortificante. Ritorniamo sulla questione della variazione, perché guardate, oggi questa variazione, secondo me, non può avere l'ok da parte di questo, il parere positivo da parte di questo consiglio, perché non è scollegato rispetto in termini numerici, ho fatto l'esempio di quelli che sono i dati del nostro possesso, e a meno che qualcuno mi smentisca con dati oggettivi, perché al di là di quello che dice il dottore Caiova, io non ho dubbi su questo, però i dati oggettivi che abbiamo a disposizione sono questi, i 1.400 che abbiamo quantificato all'interno del capitolato, e rispetto all'importo posto a base di gara accettato dall'operatore, non si giustifica un incremento di 10.000 euro, una variazione di bilancio in aumento di 10.000 euro sulla voce dedicata alle spese di mensa scolastica. Al massimo possiamo stare nei 4.410 sulla base di questi numeri, se no vuol dire che altrimenti tutto quello che è stato messo in piedi in termini di gara, in termini di valutazione, è tutto sballato. E davvero, ripeto, sono numeri dati da campanile. E allora a questo punto, per fare la variazione, veniamo qua con il solotto e la facciamo al momento, che davvero non ha più senso nulla. Grazie, ci sono altri interventi. Rispetto, Presidente, perché io ho affrontato una singola voce, e perciò su questo. C'è anche l'altro aspetto importante che su cui volevo chiedere l'elucidazione anche al sindaco, che è la voce di variazione di bilancio dedicata alla politica dei cani randaggi, se non la ricordo male, dove è previsto un incremento nella variazione di bilancio di 60 euro. Vorrei capire, perché ho cercato di reperire informazioni, ma non vado. Rispetto a quelle che sono le motivazioni e le giustifiche che sono alla base di queste variazioni. Nello specifico ho chiesto agli uffici competenti di prendere visione della convenzione che è alla base di questa con il canile, di Giuropola, per l'Oasi del Cane, mi sembra che sia. Non è dato sapere se c'è una convenzione, l'ultima risale dalla verifica di deliberazione al 2017. Convenzione che credo sia a questo punto scaduta e non è stata né più riaggiornata, riapprovata, rinnovata. Quindi vorrei capire bene sulla base di cosa noi paghiamo un importo che è un po' anche considerevole, credo, di una fattura di 30.000 euro al mese, per le quali abbiamo visto una variazione, un incremento, nonostante tutto, di ulteriori 6.000 per il 2022. Quindi vorrei capire al sindaco questa vicenda sulla base di cosa. Il tutto, penso che quando non c'è il randagismo, qua siamo veramente in presenza di una previsione, non può essere mai sicura per il 100% l'importo preciso, perché non sai il numero di cani in un anno che accede al canile, non lo sai a priori. Poi c'è la legge regionale, la legge 3, che prevede comunque dei costi minimi per la degenza di un cane nel canile. Quindi tu ti devi adeguare a quello che ti dice la legge regionale, cioè la legge 3, che detta precise indicazioni sul prezzo minimo da adottare. In base a questo è stata vista la variazione, ma anche in base al numero di cani che si accedono ai canini. In più c'è anche se è vero, potrebbero anche bastare o non bastare, perché c'è un altro problema anche, è quello legato alla adozione. Magari riesci ad adottare dei cani che tu vai normalmente durante l'anno in canini, quindi la spesa si riduce. La
però al momento con il numero dei cani che noi abbiamo, forse più di 30 sono arrivati ad oggi, con le spese che la regione comunque con la legge ha previsto, tu comunque devi vedere, no, in questo momento. Questo è il... Io non ho visto questo, perché io so bene che abbiamo l'obbligo di garantire la custodia di cani da massi. La legge regionale prevede costi su bene tutta la scelta. Il problema è molto opposto. Noi paghiamo l'operatore che ci garantisce la custodia e ci fornisce il servizio, piuttosto che l'operatore Y, sulla base di un atto specifico, che è sempre stata la convenzione che ci lega, sulla base del quale si costruisce il rapporto amministrativo che prevede appunto la fornitura del servizio, e io ti parlo sulla base della convenzione. Oggi, se quella convenzione è venuta meno, ed è venuta meno dal 2017, l'ultima volta che è stata approvata in giunta, nella giunta Catania, e ad oggi non c'è uno straccio di atto che ha prorogato quella convenzione, sulla base di cosa oggi non paghiamo l'operatore X per fare questo servizio, e sulla base di cosa oggi voi deliberate una variazione di bilancio in questo senso? Allora, noi deliberiamo sulla base sul numero di cani che abbiamo in canile. Io non so, penso che il dirigente l'abbia fatto già, però nel discorso degli altri al riguardo. Parte della polizia municipale del servizio sindaco. So che sta seguendo, l'ingegnere sta seguendo questa attualmente c'era una proroga che stava andando avanti. Ma questa notizia? No, queste deleghe non sono mai state prorogate, era delibera con la giunta del 2017 mai prorogata con le termine, perché la responsabilità ha detto bene l'ufficio dei vigili urbani, ma non è stata mai prorogata. Quindi fatemi capire, sulla base di cosa lei, dottore Caiola, paga questi fatturi? Cioè non c'è la convenzione, e sulla base di cosa la paghiamo questo servizio? Perché ci rivolgiamo all'Ovest piuttosto che al canile di cani cattivi, a Camilla? Può darsi che ce la fa un costo maggiore. Guardate che su questa storia è un costo importante, che ha sommato una serie di importi notevoli, notevolissimi, che non hanno alcun ancoraggio rispetto ad un servizio, ad una convenzione che potrebbe giustificare questi pagamenti. Quindi vorrei capire, però la risposta che non me la dai, perché evidentemente, e te lo dico io, Ettore, non c'è la risposta, non c'è la convenzione. La convenzione non c'è, voi state pagando un servizio senza avere una convenzione, ed è un atto gravissimo. Cioè io non so se vi rendete conto di quello che state cercando, non tornando, da diversi anni. E oggi avete la faccia tosta di venire qua addirittura a prevedere un incremento di 6.000 euro. Ma guardate, è davvero fuori da qualsiasi logica amministrativa. E mi meraviglio che ancora una volta, consentitemi, dottore Caiò, voi volete provare a giustificare, ma non c'è giustificazione, sono atti che andrebbero direttamente alla Corte dei Conti. Qua c'è un danno erariale a carico della comunità. Perché paghiamo un tizio piuttosto che cane, se cane ce lo farebbe ad un prezzo più basso? Chi lo stabilisce? E non è possibile sapere. Cioè, guardate, io manco fuori di panni. Possibile che non si riesce a dire neanche qualcosa sulla convenzione? È un servizio, lei conosce bene, sei nel settore. Ma che verifiche? Io sono Detto oggi dagli uffici che Enzo Mauro sta lavorando alla rinnovo della convenzione. La convenzione non c'è. Sulla base di che stai pagando fatture di 2.000 rotte, più di 2.000 euro al mese? Sulla base di un servizio. Sto benissimo, ma potrebbe qualcun altro fare un costo più basso. I cani che
così con il canile di Altamira, come fa? Non ho capito. Aveva una convenzione anche con il canile di Altamira, che ci faceva un prezzo probabilmente, poi abbiamo cambiato un'altra volta, perché giustamente chi ci fa il prezzo più basso, ma anche per una ragione, abbiamo ottimo rispetto dell'economicità della gestione dei nostri servizi. Ma se non c'è questa verifica a monte, ritorniamo alle prezzi d'appoggio, sulla base di cosa vi pagate? Perché quello che si paga, perché è più comodo, non lo so, trovate la motivazione. Ma voi state parlando dei soldi della nostra comunità, di tutta la comunità, è un vano gestire in questo modo, io non credo che a casa vostra ragionate in questo modo. Il primo che arriva che sta alla vostra porta vi mettete i soldi in mano con qualsiasi servizio, io non penso che si gestisce così. Cioè io davvero rimango fuori di pari, oggi non sapete darmi una risposta rispetto ad una convenzione, perché non c'è una risposta, come non c'era sulla mensa. Però per voi è tutto così, state risanando, state risanando. Questi sono i risultati. Una segnalata, voglio che questa cosa deve essere insagliata rispetto alla vicenda della meccanica. Quello che ha detto, se può parlare5 e 0.
vedi, stanno astenuti, gli astenuti anche la mano, chi è favorevole anche la mano, l'approvazione. Forse il 4% il consiglio approva. Volevo fare una realizzazione, poiché la Papa è stato costituito un nuovo gruppo consigliato, vero? Gruppo misto. Gruppo misto, sì. Io nella prossima convocazione, perché io non posso costituire, lo statuto prevede di costruire il gruppo misto, quindi è stato ampiamente eseguito. Sì. Allora io dico, la prossima conferenza dei capi gruppi, io devo inserire anche il capo gruppo misto, cioè, perché molti hanno città di Nazareth. Non c'è la mia attenzione, non c'è la mia attenzione, non c'è la mia attenzione, non c'è la mia attenzione.